ho ho, buon Natale! Ciao, ciao a tutti, amici di Due Cuori e una Pappa. Sono qui, sì, a casa di Umbretta e di Gabriele. Una bellissima casa, e c'è forse qualcosina di troppo, un pochettino di vecchiume. No, non intendo la suocera, no, assolutamente. Questi mobili antichi, così. Io sono molto vecchio, mi piace vedere le cose giovani, le cose belle. Ma bando alle ciance, come dice la nostra Ombretta. No, non ho bevuto, Quindi sono qua a casa loro perché ho chiesto un favore a Ombretta e Gabriele. Ecco cosa ho chiesto. Sapete le solite ceste, le solite confezioni regalo, mangerecce? Basta. Ci vuole una ventata di novità. E quindi sono qua a chiedere aiuto a Ombretta e Gabriele. Vediamo un pochettino. Andiamo sul piano da lavoro. No, ma spostiamoci di là in cucina e vediamo cosa preparerà la nostra Ombretta. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro alberello di Natale goloso. Come regalare dei gianduiotti sotto forma di albero di Natale. L'occorrente è molto semplice, 28 gianduiotti, io questi li ho comprati alla Lidl nei sacchettini e sono buonissimi, sono della Deluxe, costano 1,90 euro ogni sacchettino e per fare un alberello ne servono soltanto due. Poi del cartoncino, allora il cartoncino come vedete è un rimasuglio di Toblerone, io ho preso un intero Toblerone piccolo e ho usato tutti e tre i lati, mi servirà per fare da piedistallo ad ogni piano dell'alberello. Come vedete io ho già disposto i miei gianduiotti per farvi capire la forma che dovrà avere il nostro albero di Natale, anche se i gianduiotti non saranno disposti così in verticale ma in orizzontale. Dovete fare un cartoncino per ogni riga di gianduiotto e i cartoncini io poi li ho foderati tutti con della carta glitterata. Questa la trovate o da Tiger o dai cinesi, e dai cinesi addirittura la trovate come questa perché è adesiva e quindi facilissima da attaccare sui cartoncini. Potete anche usare i vassoi dorati che sono già di cartoncino dorato e saltate questo step. Quindi fate una base per ogni piano del nostro alberello. Ci occorrerà anche dello scotch biadesivo, dello scotch normale e poi un'anima di scottex o di cartigenica, anch'essa tutta foderata di glitter, e una coccardina. Occorre poi anche della carta da lucido, questa qua, l'acetato, questa che fa tanto rumore quando la si... questa più trasparente. Sì, la carta da fiorai, sì. Per intenderci. Cominciamo subito a costruire il nostro alberello. Come prima cosa foderiamo il nostro cartoncino. E voilà. Fate così con tutti i cartoncini. Dopodiché prendete i gianduiotti. Al primo piano ne occorreranno 7. Prendiamo il nostro primo piano, quindi prendiamo il cartoncino più lungo che sarà il primo piano e adagiamo sopra una striscia di scotch biadesivo. Eliminiamo la pellicola di protezione e cominciamo a disporre i nostri gianduiotti sulla base, uno accanto all'altro. Fate bene e fate in modo che i gianduiotti aderiscano bene alla base, quindi eliminate l'eventuale eccesso di cartoncino da una parte e dall'altro. Così continuiamo la seconda riga con 6 gianduiotti, quindi togliete un gianduiotto per ogni piano del vostro alberello. E l'ultimo mettetelo comunque per orizzontale perché dovrà essere sostenuto dai due T
che stanno sotto. Casomai rifilate leggermente. Brava! Senti, ma dove l'hai visto questo alberello di Natale? L'ho visto in una pasticceria di Bologna. La più, la migliore, mi pare, non ricordo come si chiama. Quella dietro Piazza Maggiore. Sì, sì. Non me lo ricordo, ma era bella. Allora. C'erano cose buonissime. Mamma mia. E ora? E adesso cominciamo a montarlo. Per montarlo dobbiamo fare la stessa cosa anche sul retro dei nostri alberelli. No. Quindi, dei nostri piani. Quindi scotch biadesivo anche sul retro. Ok, fatto questo, sovrapponiamo a piramide i nostri alberelli facendo una leggera, i nostri piani facendo una leggera pressione. Bravissima, perfettissima. Perfetto. Adesso dobbiamo attaccare alla base il nostro rotolino. Ma così, che bello. Aspettate, aspettate, vi faccio vedere. Volendo si potrebbe attaccare anche con della colla a caldo, no? Perché si scioglie il cioccolatino. Brava, brava, ti sei corretta, brava, complimenti. Allora, attaccate due strisce, ora vi faccio vedere, anche se lo sto mettendo a favore mio, ora ve lo giro. Senti, ma se non avessero i nostri amici gianduiotti, con che cosa lo possono creare? Con i Ferrero Rocher. Allora, non importa, ora lo riattacco. Ovviamente voi non dovete maneggiarlo così tanto, quindi non avrete di questi problemi. Staccate il biadesivo. Benissimo. Fate aderire bene la vostra base. Quindi ricomponiamo il tutto. Scusa alberello, hai avuto un po' di trambusto. Ok, fatto il nostro alberello, prendiamo la nostra carta da fioraio, un foglio non enorme, prendiamo il nostro alberello e poggiamolo sopra, quindi scotch arriva subito, quindi piano piano facciamo la seguente: avvolgiamo l'alberello da una parte e dall'altra. Un attimo che mi metto più verso di voi, così. Quindi prendete questo eccesso di carta, lo ripiegate all'interno, così, e con lo scotch chiudete sul laterale, qui, e poi abbassate anche la cristina, e qui. Quindi tutto quello che in più c'è, infilatelo dentro la base del nostro alberello, così, in modo che sia anche bellissima, semplice da aprire. Avvolgi. Certo, certo. E quindi adornerò il tutto semplicemente con una coccardina. Che bellissima. Del mio alberello. Ed ecco un modo carinissimo di regalare dei cioccolatini personalizzandoli. Magari qui sotto potete mettere il nome della persona a cui andranno. Continua, continua. Potrei continuare all'infinito. Cioccolatini e creatività sono proprio il mio pane. Quindi buon Natale a tutti, che sia un dolcissimo e dorato Natale per tutti voi. Ciao! Vi lasciamo alle foto, ciao! Avete visto questo simpatico alberello? Eh sì, è veramente buono. Questo è un alberello che verrà smontato e non verrà buttato, ma bensì mangiato. E quindi provatelo anche voi, provate a farlo veramente con tutti questi cioccolatini, con i gianduiotti, con i Ferrero Rocher, con qualsiasi altro tipo di cioccolatino, e fateci sapere come vi è venuto e postate la vostra foto sulla pagina Facebook di The Cuori una slitta, una cappa, scusate, deformazione professionale, e quindi non mi rimane altro che dirvi ci vediamo giorno 25, mi raccomando bambini, fate i buoni
E mi raccomando tutti, non mangiate troppo, va bene? Oh oh oh! E quindi un bacio, un abbraccio e pace e amore a tutto il mondo! Buon Natale! Ciao!